Quando il vento dell'est si fermerà e la neve verrà a posarsi su noi, se sarà lì con te, fai che non pianga mai, che non abbia mai freddo, che non soffra mai più. Veniamo ad un effetto collaterale della nuova stagione che l'Unione Sovietica sta vivendo, un segno minore che veramente qualcosa cambia e in questo caso sarebbe arduo dire se è meglio. Per la prima volta nella capitale sovietica è stata eletta Miss Mosca. Allora è meglio. La perestroica, cioè il rinnovamento, in Unione Sovietica sta facendo miracoli, e non solo nella politica, nella religione o in campo sociale, ma anche nel costume, anzi, meglio, nei costumi. Per la prima volta, infatti, a Mosca, le ragazze hanno scoperto che sfilare ai concorsi di bellezza è bello, tant'è vero che davanti a 12.000 spettatori, nel palazzetto dello sport di Luznini, numerose commesse, dattilografe e impiegate si sono date battaglia per diventare la prima Miss Mosca della storia. Le aspiranti hanno dovuto dimostrare non solo di possedere una inequivocabile bella presenza e buon portamento, indossando indifferentemente costumi da bagno o abiti da sera, ma anche di saper rispondere alle insidiose domande della giuria su argomenti di attualità. Alla fine ha vinto Maria Kalinina, un'avvenente bruna di 16 anni che si è assicurata come premio una crociera nel Mediterraneo. La manifestazione inoltre è stata ripresa anche dalla televisione, fatto questo inconsueto nell'Unione Sovietica di qualche tempo fa. Ma la glasnost, cioè la trasparenza, come dimostrano le immagini, non sarà per tutti facile da raggiungere. Sorge la domanda: la perestroica ristrutturerà anche la dieta delle sovietiche? Buongiorno. Oggi lasciano Kabul gli ultimi reparti dell'Armata Rossa Sovietica con 2 settimane di anticipo sulla data prevista del 15 febbraio. Si fa dunque più vicino all'assalto finale dei guerriglieri islamici per conquistare la capitale dell'Afghanistan. La città si prepara ad affrontare giorni terribili, paragonabili a quelli che visse l'ex capitale del Vietnam del Sud, Saigon, al momento del ritiro degli americani. Nella città assediata la situazione si fa sempre più difficile. Mancano i rifornimenti alimentari e il gelo esaspera ogni problema. Continuano intanto furiosi combattimenti che stanno mietendo vittime anche tra i civili. La compagnia di bandiera sovietica non garantisce più i collegamenti. La situazione sembra sull'orlo del precipizio, anche se un autorevole membro della guerriglia ha assicurato che Kabul e le altre città presidiate dai governativi non saranno assalite per evitare la morte di molti innocenti. Queste sono le prime immagini di un ospedale psichiatrico sovietico che giungono in Occidente, trasmesse ovviamente per confutare le critiche mosse nei confronti del sistema sanitario sovietico, accusato di far mancare agli assistiti le cure opportune. Circa 2.000 pazienti vivono in questo ospedale a pochi chilometri da Mosca. Quasi tutti, secondo gli psichiatri dell'ospedale, sono dei criminali comuni, dichiarati malati di mente da speciali commissioni del tribunale e vengono curati esclusivamente con la somministrazione di farmaci opportuni. Politica estera. Si riunisce oggi a Mosca il plenum del Comitato Centrale Comunista per affrontare i due problemi maggiori dell'agricoltura sovietica, deficit e riforma. La questione è di fondamentale importanza. Quest'anno l'Unione Sovietica ha dovuto importare 36 milioni di tonnellate di cereali per far fronte al fabbisogno interno. È probabile che al plenum di oggi si confronteranno ancora una volta due tendenze, quella riformatrice, propensa ad una rapida privatizzazione dell'agricoltura, e quella conservatrice, preoccupata di difendere anche in questo settore le conquiste socialiste. Gorbaciov, da parte sua, ha lanciato un programma di affitti a lungo termine di fondi agricoli che dovrebbero stimolare l'iniziativa privata nel settore. Da martedì si cominceranno a conoscere i primi risultati delle elezioni in Unione Sovietica, dove oggi si è votato per il rinnovo del Soviet Supremo. I dati definitivi saranno noti invece soltanto tra 10 giorni. Secondo la nuova legge voluta da Gorbaciov, saranno eletti quei candidati che abbiano raggiunto almeno il 50% dei voti. In caso contrario, l'elezione dovrà essere ripetuta. Gorbaciov può scegliere tra 2 candidati, non ama nessuno dei 2, ma vincerà probabilmente il meno gradito, Yeltsin.
Il segretario generale, tuttavia, non è più in grado di imporre un suo uomo nel collegio più importante del paese a Mosca. Ecco un piccolo esempio del come il nuovo sistema cominci a funzionare, nonostante un rodaggio confuso e troppe possibilità di aggiustamenti imposti dall'alto. Più che battute sparse, all'uscita quasi un comizio di Gorbaciov a favore della stampa estera. Il paese non ha bisogno di grandi balzi in avanti, di solito finiscono male, dice. Ed è una frecciata contro Yeltsin che vorrebbe molto e quasi subito. Il dibattito preelettorale è positivo, se ne sono sentite tante, ma poche le voci contrarie alla perestroika. La riforma è troppo lenta, ma va avanti. Nelle condizioni attuali, sul versante del pluralismo, secondo Gorbaciov, basta la libertà di parola, un sistema con più partiti non è un rimedio miracoloso a problemi aperti. E infine, nel Politburo si discute molto, ma sulle grandi linee della riforma esisterebbe un consenso di fondo. Così Gorbaciov ha risposto ad una domanda su Ligachev, che lo aveva preceduto al seggio e che gode la fama di frenatore delle riforme. Avrà votato per Yeltsin? I due sono arcinemici, da qui la domanda provocatoria quasi d'obbligo. Ligachev se la cava così. I due candidati sono stati scelti dal popolo e appartengono allo stesso partito, dunque due persone a posto. Ed ecco il lupo della favola, Boris Yeltsin, con i nipotini, altro tocco moderno alla campagna. Già capo del partito a Mosca, poi scaricato, ora ne diventerà deputato in rappresentanza di 7 milioni di persone, così sottolinea. Coagula tutte le opposizioni. Il Soviet Supremo era un'assemblea di marionette, dice Yeltsin, ora tutto cambierà. 4 anni del nuovo sistema sono stati spesi male, il passato tuttavia appartiene al Medioevo, non torna. Tante dichiarazioni, un fatto nuovo inutile sottolineare, ma nessun risultato. Solo domani dal quartiere generale di Yeltsin, forse dall'opposizione sul Baltico, si avrà qualche indicazione. Martedì quindi i risultati di Mosca e tra 10 giorni il quadro completo sul paese. Le proiezioni demoscopiche non sono ancora entrate nel sistema elettorale sovietico. In Unione Sovietica, patria di Nureyev e Baryshnikov, ha fatto la sua comparsa la breakdance, il ballo lanciato negli Stati Uniti pochi anni fa, tutto muscoli e poco cervello. La nuova moda ginnico-musicale sta facendo proseliti soprattutto in Siberia, dove le autorità chiudono un occhio su quello che comunque la stampa del posto giudica un fenomeno della decadenza occidentale. C'è tuttavia da sottolineare che è la stessa televisione sovietica ad incoraggiare la breakdance, proponendo spesso filmati e videoclips. Il drammatico discorso televisivo di ieri sera di Gorbaciov ha portato ancor più in superficie la difficile situazione sociale dell'Unione Sovietica. Gorbaciov vede una grave minaccia nelle spinte separatiste e nelle intolleranze etniche e ha parlato chiaro: i movimenti nazionalistici possono compromettere il cammino della perestroica. In tutto il mondo ci si interroga sul significato dell'imprevisto e drammatico appello rivolto ieri sera ai sovietici durante il telegiornale da Mikhail Gorbaciov perché si ponga fine ai conflitti interetnici e alle tensioni nazionalistiche. Non sembra infatti che ci siano fatti nuovi, anche se proprio ieri si è saputo che 3.000 soldati sono stati impegnati per proteggere le comunità azere in Georgia. Ma probabilmente i pericoli di diffusione di conflitti e tensioni sono più vasti di quanto si abbia percezione in Occidente. Ed è probabile anche che Gorbaciov sia stato spinto a rivolgere il suo appello ai sovietici dall'imminenza del suo viaggio a Parigi e a Strasburgo che comincerà martedì. In passato, almeno un paio di volte, l'ultima quando 20 georgiani rimasero vittime dell'intervento dei militari a Tbilisi nell'aprile scorso, proprio durante le assenze di Gorbaciov si sono verificati episodi oscuri e gravi. Gorbaciov probabilmente ha voluto mettere in allarme non solo i sovietici, ma gli stessi deputati del nuovo Congresso del Popolo che esprimono direttamente in Parlamento le varie spinte nazionalistiche. A loro soprattutto Gorbaciov ha voluto dire che i nazionalismi mettono in pericolo la sua leadership e la perestroica. In sostanza, li ha voluti avvertire che le loro rivendicazioni potrebbero essere strumentalizzate da chi si oppone alle riforme.
E dall'Unione Sovietica giunge ora un'altra notizia, una notizia positiva. Arcipelago Gulag, il famoso libro di Alexander Solzhenitsyn, premio Nobel per la letteratura, libro che descrive gli orrori dei campi di concentramento staliniani, verrà pubblicato in Unione Sovietica. La decisione è stata presa dall'Unione degli scrittori sovietici, che ha anche deciso di chiedere al Soviet Supremo di annullare il decreto che privò Solzhenitsyn della cittadinanza. Solzhenitsyn vive attualmente negli Stati Uniti. Attenzione sempre puntata sull'Unione Sovietica dopo il discorso televisivo di ieri con il quale il presidente Gorbaciov ha annunciato l'intenzione del Cremlino di varare due misure in campo economico. Gli osservatori internazionali si domandano come reagirà la popolazione e se il rigore economico potrà acuire le proteste e i fermenti dai quali è percorsa la periferia dello Stato. Le spinte nazionalistiche si intrecciano spesso alla insofferenza per le difficoltà economiche e per la crisi degli approvvigionamenti alimentari. Nell'Azerbaigian è in corso uno sciopero iniziato lunedì scorso. A Baku, il Movimento Popolare Ucraino ha approvato il programma che prevede la creazione di uno Stato sovrano. In questo difficile quadro, Gorbaciov deve far fronte inoltre alle critiche dall'interno del partito. Le più dure gli vengono da Ligachev, che gli rimprovera di non essere riuscito, in 4 anni di perestroica, a liberarsi dal freno costituito dall'ala conservatrice del partito. Nel tormentato panorama dell'Europa orientale, i paesi che hanno scelto la via della riforma della perestroica si trovano a dover affrontare in modo urgente e drammatico la crisi economica. È il caso dell'Ungheria, della Polonia, ma anche e soprattutto dell'Unione Sovietica. Il servizio del nostro corrispondente. Al Soviet Supremo riprende la disputa sull'economia e qualche deputato ritiene che dietro alla penuria, sempre più sconcertante, si nasconda il sabotaggio. Non certo da parte dei protagonisti, ma un sabotaggio dei funzionari medi dell'apparato economico. Basta infatti bloccare nei grandi depositi per un mese le poche merci di prima necessità e già si crea la prima mancanza, poi il panico, quindi l'accaparramento. Per rientrare nella normalità, si calcola, ci vorrebbe una quantità superiore di 5 volte al fabbisogno e tutto questo ben di Dio non c'è. Insomma, qualcuno vuole creare l'impressione di uno sfascio al di là di quello reale già notevole. Questa strategia sarebbe stata inaugurata con lo zucchero, ormai tesserato dappertutto. Poi è venuto il sapone, l'estate è trascorsa senza. Ora siamo al terzo capitolo, manca il tabacco. Il direttore della fabbrica sigarette Java è perplesso, dice che la produzione nei primi 8 mesi di quest'anno è di gran lunga superiore all'anno scorso. Eppure i caratteristici baracchini di rivendita ormai sono quasi sempre abbandonati. Davanti al negozio alimentari, specializzato nella vendita del caffè e del tè, non c'è la coda, significa che manca sia il caffè sia il tè. Se poi l'obiettivo si sposta a sinistra, anche lo spaccio tabacchi è chiuso per disperazione del gestore, per non dover rispondere a 1000 clienti che le sigarette oggi non ci sono. Troviamo aperta una tabaccheria di quelle più grandi e chiediamo perché mancano le sigarette. A tutti comprensibile la risposta. Ancora fermenti etnici in Unione Sovietica. 50.000 persone sarebbero scese in piazza ieri a Tashkent, capitale dell'Uzbekistan, per protestare contro le leggi che conferiscono alla lingua russa la stessa validità legale di quella uzbeka. La polizia è intervenuta e avrebbe arrestato 300 persone. Mandato in pensione il direttore della Pravda, Viktor Afanasiev, Gorbaciov conquista a Mosca una nuova fortezza politica, il quotidiano del Partito Comunista. Oggi pomeriggio il presidente è andato nella redazione della Pravda per insediare il successore, Ivan Frolov, e per dire alla redazione che bisogna cambiare quasi tutto. Nel panorama dei giornali sovietici, alcuni settimanali si spingono molto in avanti sulla via della trasparenza, altri restano ancorati ai vecchi schemi, fra questi la Pravda di Afanasiev. Su tutti i temi, dalla privatizzazione delle terre agli scioperi, dalla questione nazionale a quella ideologica, la Pravda ha sposato le posizioni conservatrici, pur dichiarandosi a favore delle riforme. L'avversione della Pravda al nuovo non si avverte tanto negli articoli di fondo quanto nelle lettere dei lettori, finte o vere che siano, lettori preoccupati per l'andamento del paese. È un vecchio trucco.
Il nuovo direttore Frolov, ultimamente ha lavorato come assistente di Gorbaciov, appartiene al cosiddetto gruppo di Praga. Si tratta di intellettuali russi che avevano lavorato negli anni 60 in una rivista internazionale comunista, Problemi della pace e del socialismo, rivista edita in Cecoslovacchia. Oggi si ritrovano tutti nel vertice del paese. Una settimana fa Gorbaciov, in una riunione con i giornalisti, ha deciso di tagliare il ramo destro, ma anche quello sinistro dell'albero del giornalismo sovietico. Afanasiev non poteva non dimettersi, mentre l'avanguardista Starkov, autore dei colpi più sensazionali sul passato staliniano, dirige una rivista Argomenti e Fatti, 22 milioni di copie. Starkov, dicevamo, non ne vuol sentire. La sua redazione fa quadrato intorno al direttore ed è pronta a dimettersi con lui. Cosa compra la gente in genere qui? Tutto. Sono interessati a tutto. Anche le cose più costose? Sì, anche le più costose. Qual è il gioiello che costa di più adesso esposto in questa vetrina? Questo. Costa 7.000 rubli. Secondo lei com'è possibile? Un operaio qui guadagna 200 rubli, un medico può guadagnare 400 rubli al mese. Com'è possibile che i sovietici abbiano tutti questi soldi per comprare un anello da 7.000 rubli, che vale più del reddito di un anno? Ci sono le cooperative adesso. Lì si guadagna abbastanza per comprare gioielli come questo. Scusi, lei quanto guadagna al mese? 250. Io ho incontrato un operaio ad Almatà che lavorava in un tornio, in una piccola cooperativa, guadagnava 700 rubli al mese, aveva la sua età. Lei che ne pensa? Lavorano a contratto, quindi guadagnano di più. Lei ci andrebbe a lavorare in una cooperativa? No, perché non mi piace. Se ci sono prezzi alti e speculazione nel nostro paese, la colpa è delle cooperative. Pensano solo al profitto. Secondo il piano, dobbiamo fare 94 torni all'anno. E potreste farne di più? Dipende dalle altre aziende di Stato che ci forniscono i materiali. Noi potremmo fare anche di più, se anche le altre aziende facessero di più. Mille persone e 94 pezzi all'anno, non le sembra troppo poco? Senta, lei deve pensare che siamo in un sistema socialista e non capitalista. Il sistema capitalista è specializzato. Ogni fabbrica fa solo la propria produzione e basta. Noi invece siamo costretti a fare di tutto. Costruiamo le case per i nostri operai, gli asili nido per i figli dei nostri operai. Ecco perché l'azienda corrispettiva della nostra in Germania, con metà degli operai di quelli che ho io, produce 10 volte di più. Aumentate gli stipendi e cacciate via la gente che non fa niente. Un ingegnere prende poco, 150 rubli, ma non fa niente tutto il giorno. Non fa niente, sta seduto. Tutti voi avete partecipato allo sciopero? Perché? Не платят. Cattive condizioni di vita. Si è creata una situazione tale da costringersi a farlo. Vogliamo vivere meglio. Uno stipendio normale. Vorremmo che nei negozi ci fosse qualcosa da comprare. I cosiddetti servitori del popolo vivono bene. Quelli che comandano hanno tutto e noi come schiavi non abbiamo niente. A noi come rabbi, у нас ничего нету. Non è molto praticabile questa galleria. In caso di emergenza, come fanno a uscire di qui? C'è una galleria centrale di emergenza. Non è questa, sta 100 metri più giù. Vedi? Questo è il luogo in cui lavoriamo. Bisogna andare ancora 60 metri giù, in quel budello. Lavoriamo manualmente, facciamo franare la roccia e raccogliamo il carbone. Lavoriamo 6 ore al giorno. Perché ha scelto di fare il minatore? Non è stata una scelta. Mio padre lavorava qui, e i miei fratelli anche. E nel 59, quando ho iniziato, non c'era tanto da scegliere. Lei, quando ha scioperato, ha pensato di fare un atto politico? No, non è politica questa. Lo sciopero era per il miglioramento delle condizioni di vita. Vogliamo più roba nei negozi, vogliamo più soldi al mese. Ci devono riconoscere altre 2 ore, oltre alle 6 che stiamo qui sotto. E anche per la situazione ecologica qui nel Kuzbass, che è terribile con tutte queste industrie. Нет, здесь из инструмента.
Sono tutti strumenti che vengono dall'Occidente, tedeschi e giapponesi. 2000. 2000 al mercato nero oppure in un negozio normale? Mercato nero. Ma se uno c'ha molta valuta pregiata, molti dollari, riesce a comprare della roba migliore? Certo che sì. Senti, se io vado in banca con 2 dollari, mi danno 1 rublo. Se do 1 dollaro a voi, voi mi date addirittura 10 rubli. Come funziona esattamente questo mercato nero? Il sistema funziona abbastanza facilmente. Allora, io compro i dollari da te 1 a 10, li rivendo a 12, 13 o 15 a qualcuno che ha la possibilità di andare all'estero. Con questi dollari, questa persona compra, mettiamo, un computer. Torna qui e lo vende a 40.000, 50.000 rubli sul mercato nero. Io per esempio ho iniziato con 50 rubli. Ho comprato un paio di jeans che ho rivenduto subito a 200 rubli. Adesso quanti soldi riesci a guadagnare lavorando nel mercato nero della valuta? In questo momento non molto. Comunque diciamo 2.000 rubli al mese, più di quanto mio padre guadagna in un anno di lavoro. Posso chiederti quanti anni hai? 21. Io ho conosciuto un ragazzo della tua età che facendo il mercato nero dei dollari riesce a guadagnare fino a 2.000 rubli al mese. Cosa ne pensi? Io non ne so niente. Io vivo con il mio stipendio di studente e di quello che guadagnano questi non ne so niente. E tu lo faresti? Niente. Наверное, нет. Probabilmente no. E perché ci hai pensato così tanto? Ho valutato bene le mie possibilità. Adesso che hai finito l'università, che lavoro farai? Radiotecnica, radioingegneria budu. E quanto guadagnerai al mese? Mi hanno detto che prenderò 130 rubli al mese. Ti sembra sufficiente? Certo che no. Per vivere nelle attuali condizioni ci vuole almeno 3 volte tanto. E allora come farai? Vivrò come vivono tutti. Perché fai la fila per comprare la birra? Prima si poteva comprare 2 volte al giorno. Da 3 mesi la vendono solo 1 volta al giorno. Ma non è per caso una politica proibizionista di Gorbaciov contro l'alcolismo? Sì, è così, ma è sbagliato. Dovrebbero venderla 2 volte al giorno, come si faceva prima. Tanto non cambia niente, non è questo il sistema. Stiamo ripetendo gli errori degli altri paesi, come il proibizionismo in America. E qui comunque non si trova nemmeno la Coca-Cola o la limonata. Signora, per cosa sta facendo la fila? Per il sapone da bucato. Non ce n'è più. Le succede spesso di fare la fila per comprare il sapone da bucato? Sì, capita spesso. Io non so che fine ha fatto il sapone da bucato. Abbiamo una fabbrica di sapone proprio qui vicino. Che fa? Questo è un negozio di cooperative? Qui dentro c'è sia il banco delle cooperative che quello di Stato. Signora, perché la carne al banco delle cooperative costa di più? Perché compriamo privatamente dai contadini, non è roba di Stato. E perché voi siete gli unici che avete la carne mentre gli altri negozi di Stato non ce l'hanno? Perché ai contadini conviene vendere a noi piuttosto che allo Stato. Ma la gente che deve fare? Gli stipendi rimangono sempre gli stessi? È il governo che deve pensare al salario della gente, non noi. Bene Mantovani, una domanda immediatamente per Occhetto. Noi abbiamo attraversato tutta l'Unione Sovietica, 2 mesi praticamente, 20.000 chilometri. Abbiamo trovato un paese arrabbiato e scontento, anche con Gorbaciov. Allora uno si domanda, Gorbaciov ha introdotto elementi di libero mercato, ha introdotto una nuova libertà all'Unione Sovietica e si trova in una situazione così esplosiva. Lei che giudizio dà di questo? Io ritengo che Gorbaciov ha dovuto scoperchiare una pentola che era compressa, quindi molte delle questioni che erano presenti in quella società, non in un regime autoritario come quello brezneviano, non emergevano. Appena si è ridata la libertà, evidentemente tutta la conflittualità e tutte le contraddizioni sono emerse alla luce del sole. Quindi penso che il passaggio della democrazia con la conflittualità sia un passaggio necessario per ridare fiducia alla gente, per fare di quegli operai i protagonisti di una società socialista. Noi abbiamo visto che
il socialismo reale di Brezhnev non era il socialismo di quegli operai, era il socialismo dei burocrati, un socialismo che livellava, ma nello stesso tempo creava anche una nuova casta prepotente. E io sto dalla parte di quegli operai che vogliono anche lì il sindacato, vogliono anche lì migliorare le condizioni di vita, certo dentro un tipo di sviluppo che deve essere guidato dagli ideali socialisti. Il grande coraggio di Gorbaciov è quello di avere rimesso in movimento la storia, anche la storia dell'Unione Sovietica. Rimettere in movimento la storia significa correre anche dei rischi, avere una dialettica, ma è solo attraverso questa dialettica e questa grande capacità che lui ha poi di dirigerla, è possibile sperare che qualche cosa di buono possa uscirne. Certo, ecco, vediamo le difficoltà. Qualcosa di buono. Lei prima ha usato un altro termine che mi ha colpito. Dobbiamo cercare qualcosa di nuovo. Gorbaciov sta cercando qualcosa di nuovo, anche noi stiamo cercando qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo ci riporta un po' al discorso della terza via, no? C'è il socialismo, c'è il capitalismo, ma si può anche combinare il meglio del socialismo con il meglio del capitalismo. Sta facendo questo Gorbaciov secondo lei? E comunque è questo quello che volete fare voi? E comunque voi volete cercare un'altra strada tra intermedia tra socialismo reale e capitalismo? Il problema di Gorbaciov e il nostro problema non è lo stesso problema. Gorbaciov deve cambiare una società di socialismo burocratizzato, socialismo reale, che aveva tolto anche libertà fondamentali alla stessa classe operaia, e quindi deve introdurre elementi di profonda democratizzazione in quella società. Noi ci troviamo in una società dove gli elementi di democrazia esistono, sono stati anche in gran parte conquistati da noi, dal movimento operaio, dalle forze socialiste e comuniste che hanno lottato in Italia. Questi elementi di democrazia molte volte sono stati messi a rischio da forze reazionarie, noi l'abbiamo sempre difesa, ma dobbiamo introdurre anche qui elementi nuovi di regolazione della società, perché questi due grandi ideali che in questo secolo sono rimasti tra di loro separati, quello dell'uguaglianza e della libertà, possano di nuovo congiungersi, anzi direi possano per la prima volta nella storia dell'umanità congiungersi. E quindi non si tratta di trovare delle vie di mezzo, si tratta finalmente, sulla base di tanti errori, di tante esperienze che però non sono un vuoto della storia, sono state anche utili per creare coscienza sia delle possibilità che degli errori, costruire qualche cosa di nuovo che vada oltre la tradizione comunista e oltre la tradizione socialista. Ma tutto dentro la democrazia italiana, per quanto tutto dentro la democrazia italiana. Noi crediamo che la cosa fondamentale è lo sviluppo della democrazia. Non c'è nessuna ragione, diciamo, per una separazione che continua tra voi e i socialisti, tra voi e il partito di Bettino Craxi, per esempio. Ma io credo che sicuramente non è l'attaccamento alla democrazia che ci può separare, perché da questo punto di vista noi comunisti italiani non riceviamo lezioni da nessuno. La rinuncia ad un progetto di mutamento del sistema democratico, per quanto evolutivo, la rinuncia anche ad una terza via. Bisogna distinguere, il sistema democratico, cioè la democrazia, non può essere cambiata, la democrazia deve essere applicata, la democrazia deve essere realizzata, e se la democrazia viene realizzata fino in fondo, essa porta con sé elementi fondamentali di socialismo. Cioè la democrazia, per realizzarsi effettivamente, deve contenere elementi di socialismo. Bene, Giovanni, volevi tu? No, volevo solo qualcosa? Chiedere una cosa. Secondo l'onorevole Occhetto, che segue molto da vicino la situazione sovietica, Gorbaciov ce la farà. Lei è veramente convinto che Gorbaciov ce la farà? Credo che è difficile un po' astralogare. Io faccio il tifo perché ce la faccia. Spero che ce la faccia, vedo che si sta comportando con coraggio. Credo che sia anche molto importante quello che il movimento operaio democratico, socialista, europeo può fare. Proprio per questo credo in questa nuova interdipendenza, questa parola molto cara a Gorbaciov, e se c'è anche uno sforzo di tutte le forze democratiche socialiste europee, ce la può fare.